professore Boero, che ci ha onorato della sua presenza questa sera qui per delucidarci e forse anche per darci un po' degli insegnamenti sulla materia che andremo ad affrontare. A Sergio Prati, consigliere regionale del Partito Democratico, che ad Alessano diciamo giochi in casa, tra virgolette. All'avvocato Dalina Corruccello, che anche lei ci darà delle dritte dal punto di vista giuridico, credo, sul referendum, ma anche passaggio a livello politico sull'importanza del referendum. E non per ultimo al sindaco di Alessano, Osvaldo Stendardo. Credo che su questo tema la nostra associazione prendi posizione, deve veramente prendere posizione, in quanto un tema molto importante per noi che viviamo in questa zona del Salento abbracciata dai mari, quindi abbiamo sia lo Ionio sia l'Adriatico. Pensare che da qui nei prossimi 20 anni qualcuno ha immaginato di voler e di poter trivellare i nostri fondali è qualcosa di veramente macabro. E porto i saluti che mi dimentico del presidente Alessandro De Mattesi, che per problemi familiari non è potuto essere qui con noi, e passo la parola al sindaco di Alessano, Osvaldo Stendardo, per i saluti. Buonasera. Tanto a nome della città di Alessano. Il tema è un tema molto importante, come diceva Antonio, che forse qualcuno cerca di farlo bypassare come se fosse una partita di calcio partita. Invece non è così. Io esprimo, io e la mia amministrazione siamo per il sì, ma non è un problema di essere di destra o di sinistra in questo momento, ma è un problema di tutela del territorio. Tutelare il nostro territorio. Noi siamo un territorio a prevalente vocazione turistica. Se ci dobbiamo anche confrontare con delle multinazionali che ci vogliono togliere l'unica risorsa che ancora abbiamo, che è il mare, mi sembra proprio assurdo. È una cosa proprio innaturale per quanto riguarda il Basso Salento, che ci vogliono anche deturpare l'unica risorsa che in questi ultimi anni ha portato anche ricchezza al Salento. I dati parlano da soli. Il turismo del Salento in questi 3 anni ha fatto concorrenza anche al turismo dell'Emilia Romagna, che non è una cosa di poco conto. E quindi io penso che la classe politica, quella a livelli alti, cominciando dalla regione, qui rappresentata dal consigliere Blasi, dovrebbe. Io penso che anche se vi tengo nel sottoscalo una persona che esprime una potenza di modi così sostanziosa, dovrebbero tenerlo, non dico sul soprascalo, ma almeno sulla scala, non sul sottoscalo. Comunque queste sono valutazioni che lasciamo agli altri. Io dico che la volontà, che il voto è una cosa importante. E quando, caro Sergio, un consigliere regionale è il primo degli eletti, forse, chi sta ai posti di comando dovrebbe valutare anche quello, non nella persona di Sergio Blasi, ma tutte quelle 16.000 persone oggi che hanno dato la preferenza a lei. E quindi almeno io la politica l'ho intesa sempre in questo modo qui. Torniamo al discorso questa sera, naturalmente poi io, siccome ci sono dei relatori che sono molto più preparati di me sul tema, volevo dire, ha fatto bene l'associazione a presentare, a volere questo incontro, perché mi sembra che sta passando in sordina una cosa molto importante, anche perché poi, secondo la Costituzione italiana, se viene rispettata e quando viene rispettata, perché c'è anche questo adesso in gioco, la democrazia si esprime proprio con il voto referendario. È l'unica espressione di vera democrazia, dove i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su un quesito. E quindi io penso che dobbiamo essere tutti uniti affinché, non come dice qualcuno, mi dispiace dirlo, qualcuno in altri tempi che era molto vicino a me disse al referendum di andare al mare. Io me le ricordo queste cose, qualcuno in sala c'è. Invece qualcun altro che occupa lo stesso posto oggi ha detto invece che è una cosa inutile, è una cosa inutile, è uno spreco di denaro. Io penso invece che quando vengono chiamati i cittadini ad esprimere la loro volontà e il loro assenso o dissenso, non è mai spreco di denaro.
sempre una dimostrazione di democrazia, democrazia pura. E siccome io penso che i cittadini ancora hanno senso e quando votano sanno quello che votano, sicuramente andranno a votare, almeno quello, andranno a votare, poi ognuno sceglierà. Io ripeto, io sono per il sì perché devo tutelare il mio territorio da salentino e da cittadino del Capo di Verda, e quindi penso che anche gli altri dovrebbero fare la loro parte. Io mi fermo qui e passo la parola ad Antonio. Grazie. Il nostro obiettivo era di lasciare ampio spazio, tutto lo spazio al professore Coero, che è uno scienziato, esperto, competente della materia, per cui il nostro apporto, diciamo che è certamente meno efficace, sarà sicuramente meno efficace della sua estrema competenza, uno scienziato di livello internazionale. E il dibattito che si è sviluppato, diciamo, nelle ultime settimane su questo referendum, sul referendum anti-trivelle, sta acquisendo dei significati simbolici e politici al di là del quesito referendario che tutto sommato è veramente limitato. Il quesito referendario riguarda sostanzialmente, poi ne parlerà il professor Guerrero dal punto di vista tecnico, no, di questo quesito, riguarda l'abrogazione della parte della norma di stabilità che introduce possibilità per le imprese estrattrici di continuare a svolgere la loro attività di estrazione entro le 12 miglia dalla costa per tutta la durata, la vita utile del giacimento. Cioè, questo è quello che c'è scritto su questo. Questo è quello che c'è scritto su questo. Esattamente questo. Quindi referendum abrogativo, si chiede l'abrogazione della norma che stabilisce, che fa salvi i titoli abilitativi per la durata di vita utile del giacimento. Quindi si tratta sostanzialmente di decidere della durata di queste concessioni, cioè le concessioni hanno una durata trentennale, vengono rilasciate per una durata di 30 anni, prorogabili per due volte per altri 5 anni, quindi in totale 40 anni, dopodiché si dovrebbe esaurire l'attività di estrazione. Questa norma introduce questa possibilità, cioè prorogare illimitatamente l'attività estrattiva per tutta la durata di vita utile del giacimento finché c'è il gas, il petrolio nelle viscere della terra, del mare. Quindi il referendum appunto è abrogativo, quindi bisogna votare sì per ottenere l'abrogazione di questa norma, e ovviamente noi siamo per l'abrogazione di questa norma, perché qui il problema non è appunto sostanzialmente la norma in sé, è il dibattito politico e la necessità del messaggio che intendiamo lanciare con questo referendum, perché l'aspetto diciamo politico di questo referendum è proprio la necessità che il paese cambi rotta in relazione alla politica energetica. Sicuramente questo referendum servirà per aprire finalmente una riflessione seria sulla strategia energetica del paese. Il referendum ci servirà, questi voti del referendum, questi sì, ci serviranno per spianare la strada, secondo me, verso le energie rinnovabili. È necessario e indispensabile che quante più persone vadano al voto, perché c'è anche un problema del quorum, cioè della necessità che vadano a votare il 50+1% degli aventi diritto al voto. Quindi il referendum ha una valenza politica, soprattutto in questo momento si è appena conclusa la conferenza internazionale sul clima a Parigi, in cui i governi, i paesi 192 hanno preso degli accordi precisi per affrontare il problema, l'allarmante problema della surriscaldamento globale. Quindi è necessario indirizzare il nostro sforzo, quindi il messaggio del referendum
che il futuro deve essere sostenibile. Purtroppo la nostra cultura ha attinto in maniera sconsiderata alle riserve, alle risorse naturali, senza preoccuparci del domani, ha sfruttato i resti delle altre forme di vita dalle viscere della terra e pensando, si continua a credere che che si possa continuare ancora in questo modo. Io penso che comunque i governi di ogni spettro ideologico hanno abbracciato questo sistema, questo modello, diciamo, di estrazione delle risorse come un modello di sviluppo, ma tutti gli scienziati ormai dicono che è necessario porre un freno, è necessario cominciare a riflettere su questi argomenti, è necessario porsi delle domande, è necessario un cambio di prospettiva. L'aspetto positivo di questo referendum, è che si sono creati, cioè a parte il coinvolgimento di mezza nazione, di mezza Italia, nove consigli regionali che hanno proposto il referendum, a parte questo, l'impegno notevole delle associazioni ambientaliste, ma non solo, dei comitati NoDrive, dei comitati di persone che spontaneamente hanno cominciato a sollevare questo problema, a sollevare la necessità di pensare ad un sistema, di sviluppo che respinga anche l'idea della estrazione come l'unica forma, l'unica via d'uscita dalla povertà e dalla crisi economica. Io, Naomi Klein, parlavamo prima, ha rilevato che in tutti i paesi mondiali si stanno creando delle aggregazioni dei movimenti sociali, una rete mondiale popolare che si fonda su dei concetti più profondi di democrazia che consente alle comunità di un utilizzo, un controllo effettivo delle risorse che sono necessarie per la propria sopravvivenza, e cioè la salute dell'aria, dell'acqua e del suolo. Per questo credo che al di là dello specifico quesito referendario, che ha una rilevanza veramente marginale nella politica energetica del paese e certamente non impegna il governo ad una scelta ecologica, però la vittoria del sì può forse avere questo dirompente effetto politico che potrebbe spingere la politica verso le energie rinnovabili, verso quelle forme di energie che sono ormai diffuse in quasi tutti gli altri paesi europei, che invece vede l'Italia al pane o quasi. Noi passeremo la parola